Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee. You're very fat. You fat too. You're definitely eating too much in this pot, guys. Che è in Giappone da 11 mesi! Ebbene sì ragazzi, quasi un anno, e oggi prima del mio lavoro in fabbrica sono riuscita finalmente a fare una passeggiata in questo parco vicino al mio lavoro, ragazzi, e c'è una vista strepitosa sul Tokyo Sky Tree. Allora ragazzi, è maestoso, lo so che nel video sembra piccolino, ma ragazzi ho camminato tipo 10 minuti e lo vedete benissimo da lontano. Sono su questo ponte pedonale gigante, ragazzi. Questa è una zona dove ci sono un sacco di stadi, di posti per appunto, c'è il centro dell'arco, qua c'è un sacco di cose, hanno fatto un sacco di cose delle Olimpiadi qui in questo parco che è separato appunto da questa super strada, è fatta da due parti, c'è una serra botanica in fondo meravigliosa. Guardate che meraviglia, la serra, il Tokyo Sky Tree che spunta fuori, tutto questo tramonto, questo parco bellissimo, guardate. Qua ci sono tutti gli alberi con i tavoli, appunto, dove potete sedervi e fare il picnic. Guardate ragazzi, sono a Tokyo, in centro Tokyo, ok? Non sono nella prefettura, non sono da nessuna parte, sono vicino al mio lavoro, ragazzi, e questo è Tokyo. Ragazzi, mi nascondo qua dietro, vediamo se lo vedete. Ecco, guardate, lo vedete. L'omino sta pulendo le gomme del camion che è uscito dai lavori qua, così gli stanno lavando le gomme, così quando poi va sulla strada non imbratta la strada. Infatti guardate com'è pulita. Ta-da! Guardate che meraviglia questo ginkgo dietro di me, guardate, sono qua alla Keizai University a Kokubunji e oggi sto facendo un esame speciale del GLPT perché è un esame di ricerca, quindi sto partecipando a un esame di ricerca del GLPT, sono il 23 di novembre e quindi appunto quest'anno, guardate, hanno fatto questo test di ricerca dove riceverò i soldi, praticamente riceverò indietro 2000 yen appunto per aver partecipato a questo test di ricerca. Non ho potuto scegliere il livello, quindi mi hanno messo nel livello più basso, quindi ragazzi per me è stata una cosa assurda. Nella parte della grammatica ci vogliono 35 minuti e io praticamente in 10 minuti, ma perché sono andata molto molto piano avevo già finito, quindi è pesantissimo, faccio fatica a restare sveglia. Ragazzi, abbiamo finito. Guardate qua, c'è uscito anche il sole adesso, vedete che bello, bellissimo, né? Wow. So, ragazzi, abbiamo finito, quindi io ho finito, quindi voi avete finito con me, ma ho una cosa bellissima, bellissima da mostrarvi. Pronti? Allora, prima di tutto vi faccio vedere questa cosa. Alla fine ci hanno dato i 2000 yen, ragazzi, ci hanno dato una ricevuta, l'abbiamo firmata e ci hanno dato queste bustine. Queste sono le tipiche buste giapponesi che da noi in Italia sono di solito quadrate e bianche. Vedete come sono diverse. In Giappone sono lunghe, lo spazio che vedete sopra è quello per scrivere il codice postale. Sì, il codice postale è così lungo in Giappone. E dietro hanno semplicemente questa partina qua e l'indirizzo va messo in verticale da qui. So, queste sono le tipiche buste, proprio buste della posta giapponese. La cosa più bella sono i soldi all'interno. L'avete mai vista, ragazzi? L'avete mai vista? Io l'ho avuta in mano un'altra sola volta ed è una banconota da 2000 yen. Rarissime, ragazzi, rarissime. L'abbiamo ricevuta tutta una banconota freschissima, proprio di appena uscita dalla zecca, ragazzi, qua. Magnifica, da 2000 yen. Sono rarissime, quindi ve lo volevo fare assolutamente vedere. So, queste banconote sono state...
hanno iniziato a circolare nel 2000, sono state fatte per il G8 del 2000 e appunto adesso sono molto molto rare da trovare, quindi vi volevo far vedere. So, cosa c'è su queste banconote speciali da 2000 yen introvabili? Beh, questo è il gate del castello di Shorui in Okinawa, questo che vedete qui, e invece nel retro è appunto dedicato al Genji Monogatari, i racconti del Genji Monogatari e a Murasaki Shikibu, che è una delle scrittrici donne giapponesi più famose tra appunto quelle che c'erano nel periodo Heian, e questo Genji Monogatari è proprio un classico della letteratura giapponese. E quindi ecco qua questa banconottina, guardate qui quanto è proprio bella quella da 2000 yen, ragazzi, ha questi colori stupendi di questo verdino e rosino, e ha un sacco di colori, ve la faccio vedere ancora nel retro, sono contentissima. Andiamo a spenderla. Benvenuti ragazzi a Shibuya. So, questo è il nuovo Shibuya Scramble, ragazzi, e quello che vedete là sopra in cima è lo Shibuya Sky, eccolo là, lo vedete le persone? Ta-tan. Eccoci qua. Ma guardate, la tipa vi sta anche salutando. So, e questo è il nuovo parco che hanno appena costruito, che vi ho già presentato in un video, che si chiama Miyashita Park, con questo palazzo nuovo, bagni gratuiti lì, bagni gratuiti qua, ragazzi, potete andare ovunque in bagno. Beh, tanto per darvi, io sono una fanatica d'architettura, guardate il genio del male dell'architetto che l'ha fatto, guardate questa strada, lo vedete il divisorio, guardate, è perfetto allineato con l'angolo del palazzo, ragazzi, un genio del male, guardate che bella la foto da qua. Ancora un po' per apprezzare gli architetti, ragazzi, lo vedete? Guardate il Miyashita Park, guardate che splendore questa scalinata tra appunto, bellissima, ragazzi, non posso neanche crederci, guardate che splendore, guardate il treno sotto che passa, un'opera magnifica di architettura, veramente straordinario. Yamanote. La mia vita a Tokyo è estremamente centrale, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro. Questa parte di Shinjuku mi sembra che in pochi la facciano vedere, ma è in assoluto una delle mie preferite della città. Durante quest'anno sono stata a Shinbashi più del solito, direi, e ho riscoperto questa zona e l'ho veramente adorata tantissimo in questo anno. Credo che Shinbashi, vicino alla stazione, sia veramente un posto perfetto per le foto. È veramente una zona interessantissima, è una zona con tantissimi particolari e dove c'è anche molta vita notturna, quindi è altamente consigliato visitare Shinbashi, ragazzi, soprattutto se siete dei fotografi. Credo che questa area sia magnifica per appunto le foto, perché è troppo particolare, troppo. Ragazzi, vi devo far vedere una cosa straordinaria che è appena aperto. Sono passata molto spesso per questa strada da appunto Ikebukuro andando giù verso a Shinjuku dove vivo, e questo negozio è stato vuoto per un po' e l'ho visto mentre lo ristrutturavano e hanno aperto. Che cos'è questo negozio? Dice senza personale, un negozio di seconda mano. Ebbene sì, è un negozio di seconda mano dell'usato, dove non c'è all'interno nessuno. Come vedete la porta è completamente aperta, potete entrare, fare shopping, pagare dalla macchinetta automatica e uscire.
ragazzo, in questo negozio non troverete commesse, non troverete nessuno, semplicemente i vestiti con il cartellino che prezzo e la macchinetta automatica che vi dà i bigliettini, appunto. Quindi schiacciate il bigliettino in base a quello che dovete pagare, semplicemente mettete il bigliettino nel cestino, prendete la vostra borsettina che dovete pagare, ragazzi, e semplicemente uscite dal negozio. Questo è un negozio di seconda mano, tutte le cose all'interno vanno tra i 500 yen, quindi all'incirca 4,50 euro, fino ai 5.000 yen, quindi all'incirca 46-47 euro. Ci sono molte cose usate di seconda mano, di marca, di buona qualità, e sono tutte abbastanza molto molto buone le giacche che ci sono dentro in questo momento, ragazzi. Quindi questa è una cosa stranissima, la prima volta che vedo questo tipo di negozio dell'usato, quindi ve lo volevo far vedere e si intona con i miei orecchini. Ragazzi, la desolazione più totale, guardate, è capodanno, sono le 10 di sera, dove sono tutti, non c'è nessuno, non ho mai sentito così tanto silenzio in questa zona. Cosa sta facendo la gente? Non lo so, io sto andando al lavoro, ragazzi. Ta-da. Lo sentite? Mentre io vado al mio lavoro, ragazzi, questo dall'altra parte è il più grande dance club di Tokyo, ragazzi, e quindi c'è la gente che festeggia. Ma io lo passerò, bye 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 bye, e andiamo al lavoro. Ragazzi, stanno cadendo dei piccoli fiocchi di neve oggi, guardate la mia giacca, è ventone, ero a scuola, quindi tutti emozionatissimi e ho iniziato a parlare appunto della neve, ho fatto la lezione su fiocchi di neve ed ero contentissima stamattina perché nevica una volta all'anno a Tokyo e finalmente sono riuscita a fare "How's the weather? It's snowy!" Neve per Tokyo, guardate quanta, e sta ancora nevicando. È iniziato mezzogiorno, ragazzi, sono le 6 di sera, dovrebbe smettere tra un'oretta, ma questa è veramente tanta 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 neve per Tokyo. Guardate che magnifico. Ragazzi, sono stra in ritardo al lavoro perché mi sto fermando ogni due minuti a fare video. È bellissimo, c'è la neve proprio sugli alberi, i fiocchi sono proprio di neve morbidosissima e non fa troppo freddo, in realtà ci sono 2 gradi, quindi non fa freddo per niente, ragazzi, magnifico. Guardate il parco, com'è bello, ero seduta l'altro giorno sotto il sole, guardate. Oh my gosh, it's amazing. Tokyo è magnifica in qualsiasi stagione e con qualsiasi tipo di clima. Ma ho notato mentre andavo verso il lavoro che a Tokyo non c'è in realtà tanto traffico, ci sono poche macchine e c'è tantissima gente che cammina. Quindi anche se ci sono 2 gradi, il pavimento ha iniziato appunto a congelarsi e a fare questa lastra di ghiaccio che non ho mai visto succedere in così pochissimo tempo, ragazzi. Qua dopo 4 ore che sono uscita dal mio lavoro era impossibile camminare sui marciapiedi, c'erano questi 2 centimetri completamente di neve ghiacciata perché è stata calpestata troppo e appunto non essendoci abbastanza macchine il pavimento non si riscalda, quindi è stato terribile, ragazzi. Il giorno dopo ancora peggio, ma il giorno dopo era messo sole, quindi è durato solo al mattino mentre andavo verso il lavoro queste lastre di ghiaccio infinite sui marciapiedi a Tokyo. Il caffè di The Tour è il mio preferito a Tokyo e questa location che ho iniziato ad amare quest'anno si trova a Shinjuku Sanchome. È come catapultarsi indietro, ragazzi, di 40-50 anni fa, ragazzi. È sporchissimo, con musica veramente disgustosa. Ve lo consiglio, ve lo lascio sotto per avere un'esperienza particolare.
the weather. It's snowy. Questa è la terza volta che nevica a Tokyo, ragazzi, quest'anno. Incredibile, di solito nevica una volta sola. Ecco, non vedo niente. Papà. Cose accadute di recente hanno cambiato i 500 yen. Ecco qua i 500 yen nuovi, ragazzi, come vedete adesso sono dorati e argentati, mentre prima erano solo dorati, ed eccoli qua, bellissimi, luccicanti, nuovissimi. Cosa da sapere? Non tutte le macchine te li prendono ancora, quindi bisogna fare molta attenzione di, appunto, avere monete da 100 yen, perché appunto questi magnifici nuovi 500 yen non sono ancora accettati a tutti, soprattutto nei distributori automatici a basso costo di solito non fanno. Da me e dal mio lunchbox dei poveri nella confezione della margarina, ragazzi, grazie per aver seguito American Coffee, ci vediamo alla prossima, caffè e cappuccini!